Sì, cioè, finalmente c'è stato un abbraccio distensivo fra il presidente del Bocale, Filippo Cogliandro, e mister Scidà. Per ospitalità iniziamo con mister Scidà, che l'abbiamo visto un autentico show dalla panchina, un Gioiosa comunque che ha confermato tutto il suo valore. Adesso la sua squadra sta ricevendo gli applausi degli appassionati di Gioiosa Ionica. Si ritiene soddisfatto di questo risultato? Per come sono messe le cose devo dire la verità, no, prima della partita forse avrei anche firmato per un pareggio, ma per come sono messe le cose no, perché credo che già dopo 20 minuti doveva essere il suo carbone. È stato intelligentissimo mister Laface che lo ha sostituito, perché credo che una situazione del un arbitro non lo può concedere, però diciamo che venire qui a Bocale e fare una prestazione del genere, io come allenatore certo che sono soddisfatto, perché abbiamo avuto anche l'occasione magari per poterla vincere la partita, non abbiamo sfruttato bene due calci di punizione con Denaro, anche se è stato bravissimo in occasione del pari, però il Bocale non lo... Oggi una squadra fatta di tantissimi giocatori con una guida, sicuramente la più esperta della categoria e una delle più preparate. Una società, il Bocale, che ringrazio per l'accoglienza, ma è una società che, ripeto, sono un esempio per il calcio. Un secondo tempo un po' nervoso, mister Scidà, come mai? Sì, ripeto, perché ci sono stati 3-4 episodi dove l'arbitro non ha estratto il cartellino giallo nei confronti dei giocatori del Bocale. Credo che gli spettatori alla televisione hanno visto le situazioni, soprattutto quella di Carbone, dove credo che sia stata una grossa vergogna non esperlo. Anche se il Bocale lamenta un presunto penalty. Assolutamente, assolutamente, io ero vicinissimo all'azione, il nostro portiere è andato direttamente sulla palla, non può cambiare, se il portiere prende l'avversario la palla non può cambiare direzione, quindi credo che sia superfluo anche parlarne di un episodio del genere. Questo Gioiosa Ionica dove potrà arrivare? Intanto conferma la sua leadership e anzi con questo pareggio a Bocale la rafforza ancora di più. No, non la rafforziamo, perché io non so il risultato della Bagnarese, ma se la Bagnarese ha vinto si riduce il distacco dalla seconda, ma noi giochiamo domenica per domenica, non ci siamo prefissati dall'inizio, ci siamo prefissati di giocare a calcio. Non sei riuscito a battere la capolista? Domenica siamo andati ad Africa e abbiamo giocato contro l'arbitro, arbitri scadenti, adesso basta, non ne posso più delle 12 partite. Oggi l'avete visto il rigore, penso che c'erano due televisioni private, due, tre, non so, avete le vostre immagini, vi siete accorti che il rigore era netto, eravamo sull'1-0, dobbiamo dimostrarlo se segniamo, però se sento dire questo inventore del calcio qui, Scidà, che dice che lui doveva vincere dove oggi, cosa hanno fatto tranne il tiro in porta? Io ho dovuto togliere Carbone perché siamo stati letteralmente minacciati dal signor Viapiana, che era un arbitro che 3 anni fa guardava all'esterno e mi ha fatto perdere metà campionato, annullando un calcio per fuorigioco, un gol sul calcio di punizione di Ciumarino per fuorigioco, un calcio di punizione dei 30 metri. Oggi è venuto qua, il rigore l'avete visto tutti, me lo dite voi, me lo dicono le immagini, che il rigore era netto, e se noi andiamo sul 2-0 la partita finisce. Di che cosa stiamo parlando qua? Poi su Carbone è vero, ha fatto il primo e il secondo verso fallo, è venuto la prossima volta che parla ti butto fuori, allora sono costretto a mandarlo fuori. Non ho un altro attaccante del ruolo, perché Oscilipote e Saviano fuori, si fa male secondo, l'avete visto voi Leo, dopo mezz'ora purtroppo poverino lo devo ringraziare, secondo me il solito discorsetto che gli errori sono a senso unico, perché in un anno possono equilibrarsi gli errori, ma quest'anno sono a senso unico, quindi io non mi voglio appellare all'arbitro, fino ad oggi sono stato quieto, domenica il secondo tempo ad Africa è durato 12 minuti, oggi ci hanno tolto, è chiaro che sull'1-0 non avendo attaccanti di ruolo cerco di tenere la partita, subiamo un gol nell'unico tiro in porta e nel solito errorazzo nostro in difesa lì. Non lo so chi ha sbagliato, però anche lì c'è stato un errore, perché quella palla bastava respingerla invece di farla filtrare. Ma poi al di là di questo, voglio dire, abbiamo tenuto bene il campo. La prima mezz'ora, se Ciccio Carbone indovina i tre stop sul lancio in profondità di Laurent, va in porta. Purtroppo. Perché ha sostituito Ciccio Carbone? Perché l'arbitro l'ha minacciato dal primo minuto dicendolo che lo butta fuori. Quanto ha pesato il secondo tempo? È stato determinante, perché se poi vado a vedere i falli degli avversari che hanno fatto e che non sono stati nemmeno ammonito, devo dire allora che questo signor Viapiana aveva qualcosa contro Ciccio Carbone.